Lionello Balestrieri nasce a Cetona nel 1872. Lascia giovanissimo il suo paesello e si trasferisce a Roma con la sua famiglia e poi a Napoli, dove studierà all'Accademia delle Belle Arti. Per inseguire una ragazza finisce per cercare fortuna a Parigi. E Balestrieri, romantico, lo è stato davvero nell'opera e nel destino. Nel 2004, dopo 100 anni di oblio, le lastre incise da Lionello sono state ritrovate nella soffitta della sua casa. Avvolte in vecchi giornali francesi del 1915 e nei fogli ingialliti delle provacce delle stampe, probabilmente proprio dal pittore, sembrava che attendessero solo di essere riportate alla luce. Nel 1915, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, torna in Italia con la sua famiglia e porta alcune lastre con sé. Si ritiene che abbia inciso almeno 150 lastre per altrettanti soggetti. Le stampe di Balestrieri e la sua grande produzione di incisioni a Parigi sono apprezzate non solo per il pregio della composizione del disegno e dell'incisione, ma soprattutto per l'espressione pittorica di grande impatto emotivo. Acquaforte, acquatinta, punta secca, tecniche che permisero a Lionello di imprimere alle incisioni la forza della sua pittura. I soggetti sono romantici, musicali e si ispirano alla letteratura e alle correnti artistiche in voga nel Novecento. Wagner, Goethe, Chopin, Beethoven, la vie de bohème, la Parigi notturna, le passioni e l'amore sono i temi preferiti da Lionello. Il nostro pittore, grazie alla sua arte, ancora oggi dà un contributo alla cultura e alla sua promozione. Regala l'arte e sostieni la cultura. Così la Fondazione Lionello Balestrieri promuove il premio Ruggero Maccari per la sceneggiatura sulla vita del pittore cetonese ispirata all'autobiografia Una rondine non fa primavera, ricordi di un pittore romantico. La storia della sua vita e le sue opere oggi sono al centro del premio, il progetto più importante della Fondazione per il 2022. Sono molti e da tutta Italia i giovani che hanno aderito al bando di concorso. Ora saremo noi a sostenere i loro progetti.